Bene, oggi vedremo due argomenti di cui non ci occuperemo nelle esercitazioni, quindi ve li illustro per completezza rispetto al quadro della teoria dei circuiti che vi ho presentato in queste lezioni. Sono in realtà di grande interesse applicativo, ma come vi dicevo vanno al di là degli obiettivi di questo corso, almeno dal punto di vista delle applicazioni. Il primo concetto che vi propongo è quello di generatore pilotato. Il generatore pilotato è un elemento circuitale molto utile quando si descrivono circuiti equivalenti di oggetti molto interessanti, come per esempio i transistor, gli amplificatori o altri tipi di componenti. Cos'è un generatore pilotato? È un generatore di tensione di corrente che però non è indipendente. Concettualmente un doppio bivolo. Allora, esistono generatori di tensione pilotati in tensione, concettualmente fanno questo. Immaginate di prelevare la tensione ad una coppia di morsetti di ingresso presa in qualunque punto del circuito. Ovviamente noi sappiamo che prelevare una tensione senza perturbare il circuito significa prelevarla con un aperto. Il voltmetro ideale dovrebbe avere impedenza infinita, e la riportiamo alla coppia ad un'altra porta, quindi da un'altra parte della rete. Imponiamo tra due morsetti una tensione V2 è uguale ad alfa volte V1. Questo è un generatore di tensione pilotato in tensione. Ovviamente il parametro alfa è un parametro adimensionale. Prende una tensione, moltiplica una tensione per darci un'altra tensione, e viene detto guadagno del generatore. Ecco perché vi dicevo, questi sono componenti che ci ritroviamo nella rappresentazione equivalente circuitale di oggetti, per esempio come gli amplificatori. Questo non è altro che un amplificatore di tensione, sostanzialmente. Prende la tensione da una parte, l'amplifica e la riporta in uscita a un'altra coppia di morsetti. Attenzione, questo non ha niente a che fare con il trasformatore. Il trasformatore trasforma tensioni e correnti con rapporti di trasformazione che sono tra di loro reciproci. Questo opera esclusivamente su una tensione prelevata in condizioni di aperto. Esiste il generatore di tensione pilotato in corrente, concettualmente un doppio bivolo in cui andate a prelevare da qualche parte una corrente, poi da qualche altra parte del mio circuito quella corrente viene moltiplicata per una resistenza e fornisce in uscita una tensione proporzionale alla corrente di pilotaggio. Quindi questo è un generatore di corrente, di tensione pilotato in corrente. Ovviamente stavolta il fattore di guadagno è dimensionale, sono ohm ovviamente. Al momento che moltiplica una corrente per darci una tensione. Ovviamente posso combinare le variabili di controllo con quelle di uscita in maniera duale, quindi introdurre il generatore di corrente pilotato in tensione. Thank you.
per ottenere in uscita una corrente imposta pari a Gb1. Quindi il guadagno ha le dimensioni di una conduttanza, quindi un lavoro di corrente pilotato da una tensione. E infine, l'ultima possibilità è il generatore di corrente pilotato in corrente. Quindi preleviamo una corrente da qualche parte, la andiamo ad amplificare riportandola da qualche altra parte, dove avremo definito i morsetti di uscita di questo doppio pivot, generatore di corrente pilotato in corrente. Quindi concettualmente i generatori pilotati non sono altro che doppi pivot. Perché? Da un punto di vista pratico sono dei generatori a tutti gli effetti, generatori di corrente e di tensione. L'unica differenza rispetto a quelli a cui siamo stati abituati finora è che il loro valore non è noto. È esso stesso soluzione del problema. Perché? Perché quello che sappiamo è che vengono dati da altre grandezze della rete con un opportuno fattore moltiplicativo. E quindi quando risolviamo il circuito con questi elementi dobbiamo considerare questi stessi elementi come coin, a differenza dei generatori cosiddetti indipendenti. Anche se, ripeto, non li useremo i nostri esercizi, vi faccio un paio di esempi per farvi capire come si ragiona nel momento in cui avete questi componenti. Ad esempio, vogliamo studiarci questa rete. In questa rete è stato inserito un cortocircuito e come vedete compare un generatore pilotato in corrente, la cui corrente di pilotaggio è proprio la corrente di cortocircuito. Ad esempio calcoliamoci la potenza dissipata in I2. Supponiamo che il nostro esercizio ci chieda quanto vale la potenza dissipata in I2. Ovviamente questo significa, ad esempio, calcolarsi la corrente I2, che a sua volta è proprio la corrente di questo generatore pilotato. Quindi rispondere ad un quesito che ci pone l'esercizio significa calcolare quanto vale il CC sostanzialmente. Bene, ovviamente io con questi elementi potrei applicare gli approcci che abbiamo usato nei nostri esercizi, quindi anche Deming, Norton, eccetera, eccetera. Svolgiamo l'esercizio in maniera molto più semplice, giusto per farvi capire qual è il ruolo di questi oggetti nella nostra teoria dei circuiti. Risolviamo banalmente questo circuito utilizzando le leggi di Kirchhoff. Bene, quindi introduciamo la corrente che circola nel ramo del generatore di A in tensione, quindi una I1 che circola in E in R1, iniziamo ad imporre il bilancio di Kirchhoff a un nodo A che vi ho evidenziato qui,
terremo un legame tra I1 ICC e beta ICC, è anche uguale a I2. Questo è il questa applicazione della legge di Kirchhoff alla al modo A. Possiamo introdurre che abbiamo un'equazione di due incognite, ICC e I1, ce ne serve un'altra, possiamo introdurre per esempio la legge di Kirchhoff per le tensioni all'anello di sinistra, sfruttando il cortocircuito. Questo ci darebbe E meno R1I1 uguale a 0. Quindi I1 uguale a E su R1 e quindi ICC che moltiplica 1 più beta è uguale a E su R1 e quindi ICC è uguale a E diviso R1 1 fratto 1 più beta. Okay. E questo risolve il problema. Dopodiché, una volta nota ICC, ci possiamo calcolare per esempio la potenza assorbita da R1. Bene, la presenza di questi generatori ricordati ci fa ottenere delle proprietà della soluzione che possono essere utili nelle applicazioni pratiche. Ad esempio, potete decidere di far variare il guadagno beta per ottenere ad esempio il livello di CC idoneo per avere due obiettivi. Ad esempio, se voglio trasferire su R2 una certa quantità di potenza che dipende da CC e anche da beta, posso lavorare ad esempio su beta, sul parametro beta. Siamo attenti, beta può assumere qualunque valore tranne meno 1. Se assumesse meno 1 avremmo un asintoto per la corrente ICC. Quindi il parametro beta, se lo vedete come parametro grado di libertà di un sistema rispetto a cui volete ottimizzare le prestazioni, ha questo limite di esistenza della soluzione per tutti i beta tranne meno 1. Facciamone un altro e poi cambiamo argomento. Vi ripeto, questo è solo un flash che vi do su questi generatori perché è semplicemente per completezza rispetto a quello che abbiamo fatto finora. Facciamone un altro, facciamo un altro esempio. Immaginate quest'altra rete. Abbiamo un generatore di tensione, dotato di tensione. E l'obiettivo è calcolarsi questa tensione B2. Questa è la variabile di controllo, vedete, concettualmente come vi ho detto prima questi sono i doppi dipoli, in realtà negli schemi elettrici che inglobano i circuiti pilotati voi vedete solo la porta di uscita di quei doppi dipoli, okay? La porta d'ingresso è concettualmente stata messa ai capi del dipolo da cui prelevate la variabile di controllo, quindi
dove è la variabile di controllo? È su R1, attenzione su R1, quindi è come se lì concettualmente ci fossimo collegati con un aperto per prelevare P1 e riportarla qui dove si trova la porta di uscita del doppio pivot. Ok? Bene, anche qui se vogliamo risolvere questo circuito possiamo applicare IQ, quindi possiamo applicare, introduciamo la corrente I1, introduciamo la corrente I2, usiamo la convenzione normale sui due resistori, quindi questo sarà il verso opposto. E quindi al nodo A, che indico qui, io avrò la corrente I1 entrante, quindi I1 su R1 sarebbe I1, meno V2 su R2 che sarebbe la corrente sul ramo 2, più J uguale a 0. Okay? Corrente entrante positiva, corrente uscente negativa. Quindi questo ci dà un'equazione delle due incognite V1 e V2. Ma V1 e V2 le posso legare applicando Kirchhoff all'anello di destra. Quindi avremo V2 più alfa V1 più V1 uguale a 0. Quindi U uguale a V1, V2 uguale a 0. Dalla seconda posso ricavarmi V1, sarà uguale a meno V2 diviso 1 più alfa. Sostituendo nella prima ottengo meno 1 su R1 che moltiplica 1 più alfa V2 meno 1 su R2 V2 uguale meno J. E quindi il risultato finale sarà V2 uguale a J diviso 1 su R1 moltiplica 1 su 1 diviso 1 più A 1 su R1. Ok? E anche qui chiaramente la V2 dipenderà dal parametro A. Bene, la cosa interessante è che questi generatori pivotali, come vedete, noi li abbiamo usati esattamente come se fossero generatori di tensione di corrente. L'unica differenza è che nell'equazione, se qui ci fosse stato un generatore indipendente, avrei messo un valore noto, altrimenti ci metto alfa di 1. Okay? Quindi non cambia il modo di trattarli, cambia semplicemente senso da dare alla grandezza di cui che stanno imprimendo sostanzialmente, che stanno imponendo. Un'osservazione finale su questo e poi cambiamo argomento. Io posso tranquillamente applicare per esempio il teorema di Devenick e dire ok, questo è sempre un circuito lineare resistente. Come tale, Thevenin mi dice, o Norton, o uno dei due, ovviamente quello che vi piace di più, mi dice che questo circuito qua lo potrei anche risolvere con questo schema qui, schema universale del generatore reale di tensione equivalente. Ok? Beh, adesso l'unica differenza che c'è rispetto a quanto abbiamo fatto finora è che quando vado ad applicare il teorema di Thevenin ad una rete in cui ci sono generatori indipendenti e generatori pilotati, ad esempio per calcolare la resistenza equivalente, io devo spegnere i generatori indipendenti,
Quindi nel campo della resistenza equivalente io dovrei spegnere questo, dovrei risolvere un problema in cui ho questo schema qui. Come si fa? È chiaro che qui non posso operare con serie parallele perché alfa V1 è un generatore. Perché non si spegne alfa V1? Perché alfa V1 si spegnerebbe se si spegnesse V1. Allora, immaginate che qui ci fosse un generatore di tensione. Se qui ci fosse un generatore di tensione, spegnendo questo generatore mandiamo in corto R1, quindi V1 diventa 0 e quindi si spegnerebbe anche questo. E tutta la resistenza equivalente sarebbe 0. Ma qui non c'è un generatore di continuazione, ma ce n'è uno di corrente, quindi questo spegnimento lascia questo ramo a pendolo, ma non spegne V1, e se non si spegne V1 non si spegne neanche alfa V1. Quindi come si calcolerebbe la resistenza equivalente? Non con serie parallele come una rete di resistori, ma con la definizione, come abbiamo fatto per esempio per calcolarci le resistenze doppie dipolo, le mutue per esempio. E cioè imponete una corrente alla porta rispetto a cui state facendo resistenza equivalente, calcolate la tensione e fate il V diviso I. Questo è quanto. Bene, l'altro argomento di cui volevo farvi un rapido cenno oggi è sono i bipoli non lineari. I bipoli non lineari ce ne sono tantissimi ovviamente. Quello che vi presenterò oggi è uno di quelli più utilizzati per le sue applicazioni ed è il diodo. Vediamone prima la versione ideale. Cos'è un diodo ideale? Un diodo ideale è un bipolo non lineare che ha questo simbolo. La cui caratteristica è molto semplice. La caratteristica del diodo ideale nel piano, tipicamente quando si studia i diodi, il piano delle caratteristiche non è ricordato come piano V ma come piano IV. Ovviamente si tratta di una convenzione, quindi come tutte le convenzioni serve solo a semplificarci la trattazione dell'argomento che stiamo studiando. Allora, un diodo ideale vedete, ha una caratteristica del genere. Nella zona di cosiddetta polarizzazione inversa, cioè quando la tensione con questo verso è negativa, si riduce ad un circuito aperto, cioè non lascia passare corrente. Quindi la sua caratteristica è I uguale a 0 se la tensione è negativa, se è polarizzato in maniera diversa rispetto al verso di tensione indicato qui. Quindi polarizzazione inverso. Quindi non conduce corrente, è un aperto. Se lo polarizzate, gli date una tensione negativa con questo verso, non conduce corrente. Se invece lo polarizzate in maniera diretta, quindi fate scorrere la corrente di cioè di 0 in questo verso e allora si comporta come un circuito aperto. Vedete? Questo è di uguale a 0. Quindi ha due rami. Se la polarizzazione inversa è un aperto, quindi non fa passare corrente, se la polarizzazione è diretta è un cortocircuito, la fa passare senza opporre la minima resistenza. Quindi cosa introduce un dipolo ideale?
introduce il concetto di unidirezionalità del flusso di corrente, perché ci sta dicendo che potete utilizzare un rigore del genere per imporre che la corrente abbia solo un verso, non possa fluire nel verso opposto. Questo stiamo dicendo. Per bloccare il flusso di corrente basta polarizzarlo inversamente, diventa una perla. Quindi questi diodi vengono utilizzati in tante applicazioni in cui volete imporre un flusso unidirezionale. Ad esempio, se volete tagliare le semionde negative di un segnale di fedale, lo fate passare attraverso un diodo e un diodo vi taglierà tutte queste semionde. Lascerà solo questo, solo le semionde positive. Bene, al di là delle applicazioni che noi non vedremo in questo corso, vi voglio invece presentare il cosiddetto diodo reale. Il diodo reale, in realtà, ci sono tante realizzazioni del diodo reale. La realizzazione più comune è l'utilizzo di due semiconduttori, la cosiddetta giunzione PN, quindi il cosiddetto diodo a giunzione, la cui caratteristica è approssimabile a quella ideale che vi dirò fra un attimo. La caratteristica di questo signore è la seguente. Se mi metto sempre nel piano IV, questa è una corrente molto piccola per V minore di 0, praticamente coincidente con 0, dopodiché per V maggiore di 0 ha un andamento del genere, ha un andamento esponenziale. L'espressione matematica approssimata di questo andamento è la seguente. Il legame che c'è tra I e V è questo, vedete. È un esponenziale che cresce con la tensione, moltiplicato per un valore costante I con S, che si chiama corrente di saturazione inversa. Il valore invece di VdT che compare al denominatore dell'esponente si chiama tensione di solida. Ora vedete, quando V è 0, la corrente vale 0, quindi questo basta per l'origine. Quando la V è negativa, questo termine è trascurabile e la corrente è circa uguale a meno di con S. Sarebbe questo livello che ho tratteggiato qui, che nella pratica è prossimo a 0. Quando la tensione invece inizia a crescere e assume valori positivi, questo cresce e esplode come un esponenziale. I valori di tensione di solida ci sono intorno ai 0,6-0,7 volt. Ok? Quindi qui tipicamente questo diodo a questo rapidissimo incremento esponenziale della corrente quando lo portate a lavorare intorno a queste tensioni. Ok? Adesso è chiaro che se immaginate che questo oggetto sia inserito in un circuito in cui i livelli di tensione di decisione sono 230 volt,
è evidente che questo range qui è talmente piccolo che questo oggetto, dal mio punto di vista, approssima molto bene il dio delle acque. Se il range di tensione cui stiamo lavorando è molto elevato, molto più elevato di questi 0,6-0,7 volte. Attenzione però che questi oggetti in realtà, se la tensione è eccessiva ed è negativa, si rompono. Quindi esisterà un livello che si chiama tensione di breakdown che non potete raggiungere, perché potete superare il valore assoluto, è una tensione negativa o al di sotto della quale non potete scendere, altrimenti c'è un'area che si chiama di rottura, breakdown, in cui l'oggetto risponde in questo modo, quindi non vi dà più il comportamento che volete. Questo diodo reale approssima il diodo ideale nei limiti che vi ho dato. Adesso, questo oggetto è il primo e unico elemento non lineare che vi presento in questo corso, perché, ripeto, diciamo, l'analisi lineare non è, l'analisi non lineare non è il nostro obiettivo, ma mi consente di darvi almeno un'idea di quello che succede nel momento in cui i circuiti diventano non lineari. Tutto quello che abbiamo visto finora, le tecniche adottate nella risoluzione dei circuiti, anche quello che sarà l'analisi di frequenza dei circuiti basata sulla trasformazione, le serie di Fourier, l'analisi spettrale, tutto questo presuppone la proprietà di linearità. Che succede quando non c'è più questa proprietà? Immaginate di avere un caso semplice in cui avete una rete lineare fatta di un numero qualsiasi di componenti, diciamo la N, collegata con un bipolo lineare, ad esempio un diodo. Quindi, questa è la parte non lineare, diciamo la L, questa qui, e questa N è la parte non lineare. Okay. Vedete una coppia di corsetti AB, qui c'è la tensione, qui c'è la corrente. Quindi come faccio a studiarmi un caso del genere? Beh, la prima cosa che possiamo fare è applicare i concetti di equivalenza. Diciamo, se la rete è lineare, sicuramente potrò rappresentarla in maniera equivalente con, ad esempio, un tempo. Qui avrò una R, qui avrò una R e qui avrò il mio bipolo non lineare. Ok? Bene, come faccio a risolvere un circuito del genere? Intanto andiamo a visualizzare cosa accade. Sicuramente noi abbiamo a sinistra un dipolo attivo e a destra, aspetta, con 7AB, un altro dipolo. Quello di sinistra è lineare e quello di destra è non lineare, rispetto a con 7AB. Quello che possiamo pensare di fare è rappresentare le caratteristiche dei due bipoli. Quindi nel piano IB la caratteristica imposta dal diodo, chiamiamola funzione G del diodo, è quella che lo prima con S elevato V su VT meno 1. Okay? Questo è il legame IV di cui vi ho tracciato l'andamento solo nel primo quadrante. D'altro canto però il legame tra I e V imposto dal generatore equivalente di Fermi qual è? È di tipo lineare. Se voglio utilizzare la caratteristica del generatore mettiamo G con E, V
Vado a calcolare la caratteristica del generatore equivalente di Deming con questo verso per le correnti e per la tensione dei fili dei morsetti AB. Il legame che c'è tra I e B lo posso banalmente ottenere facendo cosa? Andando a vedere quanto vale la tensione su R. Quanto vale la tensione su R? La tensione su R vale N-B. Se applico Kirchhoff a questa mano. E quindi la corrente è legata a B anche dalla funzione G con E sarebbe E-B diviso R. E-B diviso R è la caratteristica del generatore reale di tensione di Thevenin con questa scelta dei versi di corrente e di tensione. E quindi io adesso potrei sostituire qua dentro la I e ottenere un'unica equazione dell'incognita B che però è non lineare, quindi va risolta con le tecniche di risoluzione delle equazioni non lineari. Altrimenti potrei visualizzare graficamente lo stato delle cose. Questa è la caratteristica, cioè il luogo dei punti di soluzione che deve rispettare ciascuna coppia tensione corrente ai capi di un dipolo del genere. Ma la stessa coppia tensione corrente deve anche rispettare la caratteristica del generatore di Thevenin. Questa caratteristica rappresenta, vedete, una retta con coefficiente angolare meno 1 su R che passa per quali punti? Quando V uguale a 0, I uguale su R. Quindi quando V uguale a 0 siamo qui, deve passare da questo punto e l'altra intercetta lo otteniamo quando I è uguale a 0, nel qual caso V è uguale ad R. Quindi passerà per quest'altro punto. Quindi il mio problema lo posso risolvere col metodo cosiddetto grafico andando a intersecare le caratteristiche. Perché? Perché noi abbiamo un dipolo di sinistra collegato con un dipolo a destra della stessa coppia di morsetti, quindi tensione e corrente sono questo qua. Quindi la soluzione è l'unico punto di intersezione che c'è tra le due caratteristiche. Questo si chiama tecnicamente anche punto di lavoro. Punto di lavoro del diodo, in questo caso. La retta che ci dà la caratteristica della rete lineare viene anche chiamata retta di carico. Bene, questo concetto è molto importante perché non lo faremo, ma i componenti non lineari vengono portati a lavorare intorno alla loro caratteristica di grande interesse. Per esempio, quando lavorate con i transistor, che vengono usati anche ad esempio per amplificare i segnali, il guadagno di questi oggetti dipende dalla derivata della loro caratteristica. E quindi io, utilizzando il grado di libertà che mi viene dato dal progetto della rete lineare, qui per esempio R o anche E, posso spostare, per esempio se spostassi R lasciando inalterato E, io potrei portarlo a lavorare, facendo crescere R potrei portarlo a lavorare qui, un R1 maggiore di R e così via. Cioè io, lavorando sul circuito equivalente, posso spostare il punto in cui si porta a lavorare questo componente non lineare, con vantaggi soprattutto quando questi componenti vengono utilizzati per applicazioni come quelle che vi ho detto prima. Bene, chiudo dandovi un cenno rapidissimo a quello che nella realtà viene fatto per risolvere questo esercizio, questo tipo di problemi. Nella realtà
Un problema non lineare, a meno di casi molto particolari, non ammette soluzioni analitiche. Non è possibile risolvere analiticamente il problema. Quindi questo è un tipico problema che viene affrontato con una tecnica numerica, cioè con approssimazioni successive, per esempio con approssimazioni successive calcolando il risultato numericamente. Come si può, per esempio, pensare di implementare un algoritmo che risolva questo problema? Potremmo, ad esempio, invertire la relazione corrente-tensione del diodo. Se vado ad invertire questa relazione qua, ottengo V è uguale a V di T logaritmo naturale di I su I con S più 1. Ok? Questo è il legame, stavolta, che lega dalla tensione in funzione della corrente del diodo. Bene, immaginate una procedura iterativa costruita così. Partite all'istante 0 con un valore qualsiasi iniziale di tensione, di 0. Un tentativo. Voi sapete che state lavorando, che ne so, tra 0 e 1 volt, prendete un valore qualsiasi iniziale per la tensione. Dopodiché ci calcoliamo allo stesso step il valore corrispondente, quindi state facendo questo. Parto con un valore qualsiasi di tensione, ad esempio questo, V0. Dopodiché, per lo stesso valore, mi ricavo quale sarebbe la corrente corrispondente alla caratteristica lineare del generatore, e cioè applico questa funzione. G con E nel valore V0, quindi sarà E meno V0 su R, cioè sto individuando questo punto qui, ok? Bene, a questo punto, questo è I0. Questo valore di corrente lo vado a mettere in ingresso alla tensione, alla funzione che mi restituisce la tensione del diodo, cioè quella che ho appena calcolato, e mi ritrovo il valore al passo 1 della tensione. Allora, quindi V di T logaritmo I0 I con S. Quindi questo è l'iterazione successiva. In altre parole, una volta che ho individuato questo valore, vedete qui la caratteristica, torno sulla caratteristica del diodo e individuo il valore V1. E adesso ripeto la procedura. Il valore V1 lo do in pasto al generatore reale e ottengo il valore in 1 e così via. E così via. Ok? Quindi sto dicendo che questo valore me lo riporto sulla caratteristica del generatore e mi ricavo un nuovo valore I con I. E così via via che procede questa iterazione, il punto che individuo è sempre più vicino al punto di valore. E quindi una serie di iterazioni successive io posso avvicinarmi al punto di lavoro, quindi alla soluzione vera, con l'accuratezza che ho preimpostato. Quindi l'accuratezza, il livello di errore che voglio raggiungere, mi dirà quanti passi devo fare per arrivare a convergenza. Un po' come quando voi volete calcolare una funzione a un certo punto, utilizzate un'espansione in serie, volete calcolarvi il coseno di x in un punto qualsiasi, usate lo sviluppo in serie, 1 più 1 mezzo x uguale, eccetera, eccetera,
e aggiungete tanti termini fino a quando la vostra approssimazione non sarà sufficientemente, non sarà adeguata al livello di accuratezza che avete scelto. Questo tipo di algoritmo è molto molto rudimentale e non è detto che converga sempre, dipende anche dal punto iniziale. Ci sono di più evoluti, quello più evoluto è, per questo tipo di problemi si chiama Newton-Raphson, l'algoritmo Newton-Raphson, ma utilizzo lo studio di questi algoritmi è assolutamente al di fuori dei nostri obiettivi. Ve l'ho semplicemente citato per farvi capire come, quando si perde l'ipotesi di linearità, il problema va affrontato quasi sempre con tecniche numeriche. La tecnica numerica è una tecnica in cui risolvete il vostro problema in questo modo, imponendo un livello di accuratezza e andando ad approssimare numericamente la soluzione che non si può ottenere in forma analitica, cioè in forma aiuta.